Il campionato Under 17 regionale A2 riparte dopo la sosta natalizia. Per i ragazzi di Mister Scacciatella è stato un periodo di duro lavoro. Gli allenamenti non si sono mai fermati proprio per farsi trovare al meglio alla ripresa della competizione. È stato un mese di sosta, ma anche un periodo di soddisfazioni, proprio perché la squadra gialloverde del settore giovanile tavernellese è stata selezionata da un importante sito nazionale, tuttocampo.it, per aver realizzato il gol più bello su azione. La selezione è stata molto articolata, sono stati valutati centinaia e centinaia di video e in un primo momento hanno passato la selezione 48 gol, divisi per categoria. I gialloncini, come detto, sono stati inseriti inizialmente tra i 12 della categoria miglior gol su azione. In società riferiscono che è stata già una grande soddisfazione essere stati selezionati dalla redazione, ma ora che la prima fase di votazione si è conclusa con successo, tutti credono nella vittoria finale, perché il gol dei ragazzi realizzato nella partita con il Santa Sabina rappresenta questo sport come lo insegnano in tutte le scuole calcio. È proprio la redazione di tuttocampo.it a confermarlo con un bel commento che recita testuali parole: bellissima azione corale della squadra ospite, come si vede nel video. Sono ben 10 i passaggi, partendo dal portiere e sviluppandosi su tutto il campo. I giocatori si scambiano il pallone a due tocchi, senza farlo mai toccare all'avversario. L'azione termina un cross e un bel gol al volo con un tiro, azione da mostrare nelle scuole calcio. La vittoria è a un passo, quindi c'è tempo fino al giorno 19 gennaio alle ore 12 per votare il gol dei gialloverdi. Votare è semplice, tramite il sito internet tuttocampo.it nel link visibile nei commenti e che riporto anche nel video. La preferenza è possibile assegnarla dal sito internet una volta al giorno. Per farlo bisogna registrarsi o fare il login con le credenziali Facebook o Google. Non è possibile invece votare dall'applicazione. La buona vena realizzativa dei ragazzi non è andata in vacanza, tant'è che in occasione della gara interna con l'oratorio Don Bosco Gubbio i ragazzi hanno vinto con un sonoro 4-1, realizzando un gol più bello dell'altro, proprio come a Santa Sabina, dimostrando che nulla è lasciato al caso. Al sedicesimo Mencarelli coglie di sorpresa gli avversari battendo velocemente un calcio di punizione verso Ceccarelli. Il centrocampista scambia la palla con Apabe due volte e mette in condizione l'attaccante di segnare il gol del vantaggio solo davanti al portiere. Poco dopo è Posti a dettare la ricetta del raddoppio recuperando una palla sanguinosa a centrocampo, pronta per essere trasformata in rete ancora da Apabe che trafigge il portiere in uscita. Terzo gol dei gialloncini in fotocopia del secondo, questa volta è Fiorucci a recuperare palla a centrocampo e senza pensarci su serve un cioccolatino per la corrente Raffaele De Luca. Il suo diagonale finisce nell'angolino di sinistra della porta, sgombrando la rete da tutte le ragnatele accumulate nel periodo di festa in cui non si è giocato. Per concludere non poteva mancare sul taccuino dei marcatori il gol di Posti, colui che ha realizzato lo splendido gol di Santa Sabina. Questa volta si tratta di una prodezza balistica, un gran tiro dal limite dell'area a mezza altezza che si gonfia la rete. Gol premonitore? Noi ci crediamo e allora non ci rimane che votare tutti per spingere i ragazzi verso la vittoria di questo concorso e per regalare loro una meritata soddisfazione per il buon lavoro svolto fino ad oggi.